Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4. Ed eccoci qui nell'episodio 48, dopo l'episodio 47, nel quale siamo stati da Valentina, Elisa e Filippo. Ci siamo concentrati sulla nuova cagnolina di Valentina, Harmony. Abbiamo visto un pochettino gli ordini di addestramento, le ciotole, tutti gli arredamenti, il crea un animale. Abbiamo visto comunque tutte le cose nuove che hanno aggiunto con questa espansione cani e gatti. Abbiamo visto nel dettaglio, anche se non troppissimo nel dettaglio, il cane Harmony. In questo episodio invece torniamo da Emanuele e Lisa. Nello scorso episodio non siamo riusciti ad andare a Brindleton Bay semplicemente per fattori di tempo, perché abbiamo perso un sacco di tempo per vedere le novità già da casa di Valentina, Elisa e Filippo. In questo episodio vorrei esplorare Brindleton Bay, però andiamo da Emanuele e da Lisa. Allora, andiamo in gestisci unità familiari e questa volta la famiglia non è più censurata come nell'episodio scorso, perché eccoli qui. Come vedete io ho cambiato completamente look e un ciuffo è ritornato nella nostra serie. Visto che comunque ho letto anche nei commenti che vi aveva fatto dispiacere non vedere più il ciuffo di Filippo, io già avevo in mente di metterglielo a Emanuele, quindi andiamo in Grand Sim. Allora, eccoci qui. Come vedete Emanuele è sempre muscoloso come l'altra volta. Forse l'ho un po' modellato dall'ultima volta, magari non è esageratamente palestrato come l'altra volta, però comunque è palestrato come l'altra volta, vedete? Non è che io ho cambiato niente di che, pure dagli abiti sportivi si vede. Comunque, come abiti ho messo questi qui. Questa giacca che secondo me è perfetta, è molto carina, anche se qui i bottoni si vede che sono solo disegnati, però va bene. Tralasciando questo, con anche i suoi muscoli e la sua costituzione fisica, questa felpa gli sta benissimo. Come abiti formali ho messo questi di feste di lusso, sportivi ho messo questa canottiera diversa, anche per mettere in mostra i suoi muscoli che ormai sono giganti. Poi abbiamo gli abiti da notte che gliel'ho cambiati. Da festa io ho messo come il padre un abito pieno di lustrini, sempre di festa di lusso, e il costume da bagno è rimasto quello. Per quanto riguarda la pettinatura gli ho messo questo ciuffo super gigante che a me piace un sacco, sinceramente è una pettinatura davvero molto carina a parer mio. E se forse anche più carino di questo, non lo so, a me piace sinceramente, è molto molto carino. Mi piace tanto. E questo qui sono i cambiamenti che ho portato ad Emanuele. Invece a Lisa ho portato sempre qualche modifica nel fattore del look, visto che il look ormai non mi piaceva più. Era un abito spiritoso con il rosso perché era natalizio, però non mi piaceva più tanto. Con cani e gatti io ho messo questo abito, come potete ben vedere, con le ciabatte, insomma, in una maniera molto campagnola, tra virgolette. Ho messo la collana e ho messo questa pettinatura col fiocco, che secondo me è stupenda, secondo me è davvero molto bella. Come abiti formali le ho messo questo qui, sempre di festa di lusso, che è bellissimo, con questa pettinatura che secondo me le sta benissimo. Poi abbiamo abiti sportivi, le ho messo questa felpa a gatto e cane, quindi dedicata agli animali. Poi abbiamo questo pigiamino spiritoso sempre con questa pettinatura, questo vestito sempre di festa di lusso, e poi il costume da bagno anche io ho cambiato con il giallo, quindi a lei ho fatto un restyling completo. Ma comunque direi di andare come nell'episodio scorso in galleria e prendiamo l'animale di Emanuele e di Isa. Eh sì, perché anche loro avranno un animale. Questa volta però diciamo che era anche abbastanza prevedibile come cosa. Facciamo un gattino, un bel gattino. Allora, due lo eliminiamo, sempre questo sim orrendo. Guardate qui, ha le ciabatte con i calzini, non si può guardare. Ha le ciabatte con i calzini, quindi si deve eliminare solamente per questo. E invece ecco qui il nostro gattino, abbiamo Winnie. Ho deciso di chiamarlo Winnie ed è un maschietto questa volta, visto che Harmony è femmina, facciamo un maschietto. Per ora vediamo un cane e un gatto in generale, poi in futuro magari vedremo sia i procioni sia le volpi. Comunque anche qui si può scegliere la posizione, come potete ben vedere nel creare un animale, si può mettere così, si può mettere steso. Poi abbiamo come tratti sono diversi ovviamente. A lui, sì, perché è un lui, ho messo ghiottone. Questi animali mangeranno decisamente più spesso in modo assai più disordinato. Perspicace, questi gatti imparano in fretta e secondo alcuni sono perfino in grado di capire il simlese se interpellati. E volubile, questi gatti hanno paura di tutto, vabbè, quasi tutto. Amano anche nascondersi di frequente. E quindi è anche un po' pauroso il nostro Winnie. Ok, quindi questi qui sono i suoi tratti. Come vedete la sua razza è Sacro di Birmania. Sinceramente i gatti non li conosco proprio, devo essere proprio sincero con voi, i gatti non li conosco proprio, perché i cani mi piacciono un sacco, anzi ne ho anche uno, però
Di gatti proprio non mi intendo. Comunque ci sono un sacco di razze, come potete ben vedere, però mi sembrano di meno rispetto a quelli dei cani. Mi sa che di cani ce ne sono un po' di più. Abbiamo varie razze, abbiamo abbiamo quello tigrato, abbiamo anche quello degli aristogatti. Aristogatti, guardate quanto è carino. Questo è proprio quello degli aristogatti, mi piace tantissimo. Va bene. In realtà potevo chiamarlo anche Bizet. Bizet in realtà è carino, però Winnie, dai, facciamo Winnie invece di copiare gli aristogatti. Poi abbiamo corpo, come vedete, code, motivo del manto, pelo e poi abbiamo anche abbigliamento. Abbiamo per esempio questo cappellino, guardate quanto è carino. Oppure abbiamo questa cosa squalo, questa cosa con il leone. Allora, io magari gli metterei qualcosina, perché io non ho messo niente. Vediamo un pochettino, magari gli mettiamo questo grigio. Sì, secondo me il collarino ci sta. E poi ne mettiamo qualcosa. Che cosa c'è? In realtà per i gatti non ho guardato nemmeno. C'è il costume sandwich, però che è il top. Abbiamo anche questo. Guardate quanto è carino. No, vabbè, bellissimo. Va bene, ok. Quindi magari per casa lo teniamo solo così. Non c'è da passeggio? No, non c'è il duck da passeggio. Mi sa che si possono portare in giro i gatti. Io spero di sì, perché. Comunque ci sono i gatti che si fanno portare al passeggio. Comunque ci sono anche i baffi. Possiamo modificare i baffi, si possono fare fucsia, va bene. Va bene, si possono fare i baffi fucsia. E va bene, quindi questo qui è il nostro gattino Winnie, il gattino di Manuele e di Lisa. Io direi adesso di andare in gioco e vediamo anche le modifiche portate da casa, ovviamente. Ed eccoci qui, qui abbiamo Harmony in questa famiglia e qui abbiamo il nostro Winnie. Perfetto, adesso direi che possiamo andare tranquillamente a casa. Andiamo, andiamo. Ecco qui, Winnie, sacro di Birmania. Ed eccoci qui alla nostra casetta. Come vedete anche dei tratti del lotto ho messo il nuovo tratto ritrovo per gatti. Adesso magari vi faccio vedere tutti i tratti nuovi dei lotti che hanno aggiunto. Comunque il salotto l'ho fatto diventare come prima. Insomma, quindi io ho messo anche una piantina con il gattino. Ho messo il seggiolone visto che ormai Francesca sta per diventare una bebè. Ho rimesso il quadro e poi ho messo una cuccetta per Winnie e il graffiatoio, ovviamente. La cucina, poi è rimasta invariata, ho tolto qualcosa di Natale. Poi qui ho messo sempre le due ciotole, come vi avevo detto anche nell'episodio precedente, perché voglio fare tipo ciotola dell'acqua e ciotola del cibo. Poi qui ho messo un'altra ciotolina e poi ho modificato un po' la camera da lei. Ciotolina, questa è una cuccetta. Poi ho modificato un po' la camera da letto, l'ho ridotta, perché secondo me questa va benissimo come forma. E qui ho fatto la cameretta di Francesca di quando diventerà grande. Ho deciso di farla come colore base il verde, perché secondo me è molto carino. Invece di fare il solito colore rosa, viola, eccetera, ho deciso verde, mi piace molto come colore. Ho messo i blocchi, ovviamente ho messo questo nuovo pupazzo. Il cani e i gatti che è bellissimo. Poi abbiamo una scatolina con i giochi. Abbiamo il cassettone che c'era qui. Gliel'ho messo qua nella stanza. Ho messo anche questa statuina. Poi ho messo queste farfalline, questi quadri di stanza dei bimbi. Ho messo il lettino a macchinina. È davvero molto molto carino secondo me. E poi qui abbiamo il vasino che ho messo. Ovviamente ho messo tutto in verde. E poi abbiamo anche la lettiera del nostro Winnie. E tutto qui. Poi ovviamente abbiamo le varie zucche che però non voglio rimuovere perché voglio che queste zucche rimangano. Insomma, abbiamo il nostro Winnie. Intanto lui vorrei metterlo con il look quotidiano. Comunque vedete, a me, in realtà quando è diventato super muscoloso sono rimasto un po' sconvolto. Ma devo dire che a me non dispiace. Cioè, secondo me è diventato super figo. Però va bene. In The Sims, i nostri Sim devono essere super fighi. Va bene, dai, abbiamo anche Lisa che mi piace molto di più il suo look. Lei è diventata triste, non so il motivo. Magari mandiamo la mamma. Nutri allatta. Sicuramente si deve allattare. Invece tu chiama da te Winnie. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Ecco qui il nostro gattino. Allora, il gattino ovviamente è diverso dal cagnolino. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, possiamo spaventarlo. Ma no, poverino, prendi in braccio, dai un gran dolcetto. Ah, possiamo dare un gran dolcetto visto che è ghiottone. Dai, diamogli un gran dolcetto. Poi possiamo offrirgli amicizia e fare ovviamente le foto di Instagram che dopo faremo. Poi possiamo giocare con il puntatore laser. Che carina questa cosa del puntatore laser. Perfido, scaccia, sgrida. Protezione animali, prendi in braccio, nutri. Purtroppo mi sa che non me lo posso portare in giro. Me lo posso portare in giro? Prendi in braccio. Abbraccia.
Possiamo fare anche animali di Instagram, ovviamente. Guardate quanto è carino, una foto bellissima. Dopo te lo devi riabbracciare. Lei deve andare nel frattempo al lavoro, quindi vai. Poi vedremo ovviamente in futuro anche le cliniche veterinarie, ovviamente. Aspetta, volevo fare una foto che ti abbracciavi col tuo gattino, scusami. Volevo fare una foto che ti abbracci col tuo gattino, quindi non muoverti. Guardate quanto sono carini. Ah, guarda, pure il gattino. No, vabbè, sono troppo teneri. Troppo, troppo teneri. Va bene, dai. Facciamoci una foto. Magari dopo rifacciamo anche una foto in questa maniera al Brindleton Bay. Ok, perfetto. Abbiamo fatto la foto. E adesso in realtà non c'è niente di che da farvi vedere. Magari vediamo un pochettino di giocare con il puntatore laser. Ma io volevo portarlo un po' al parco. Vediamo un pochettino. Possiamo accarezzarlo. Giochiamo con il puntatore laser? Ma sì, giochiamo con il puntatore laser. Oh, guardate. Ci sta il gattino che vuole prendere il pesce. Il pesciolino. Pesce, pesce. Forza, prendi il pesce. Pesce. Guardate quanto è sfizioso questo gatto. Vabbè, dai, queste cose che hanno aggiunto con cani e gatti sono davvero troppo carine. Lui si è divertito. Frivolezze laser. I gatti tendono a distrarsi davvero facilmente. Basta proiettare un riflesso di luce sul pavimento e. Ehi, ma mi è arrivato un SMS? Ah, si è distratto pure lui subito. Ok. Perfetto, comunque con questo look mi piace troppo, non faccio altro a pensare a questo e direi che possiamo viaggiare. No, perché sta uscendo, dai. Sono le 7, quindi lui, essendo anche un vampiro, può viaggiare. Allora, viaggiamo. Posso portarmi un animale? Sì. E andiamo. Ok, andiamo a Brindleton Bay, che nell'episodio scorso non ve l'ho fatta vedere. Eccolo qui, finalmente Brindleton Bay sbloccata. Allora, vediamo un pochettino questo quartiere. Abbiamo Piazza dello Zibellino. Piazza dello Zibellino, centro culturale della cittadina. È l'ideale per cani e gatti. La gente del posto ama i propri animali al punto che ha eretto loro un monumento nel bel mezzo della cittadina. Abbiamo il pontile dell'uomo baffuto, uno dei tropi preferiti dei cittadini felini della baia, che spesso si vedono bazzicare la zona del porto. Il pontile dell'uomo baffuto è anche ugualmente apprezzato da pescatori e turisti. Poi abbiamo l'isola d'Erba Morta. Un tempo luogo di un misterioso naufragio, l'isola d'Erba Morta adesso è la dimora del faro di Brindleton, famoso in tutto il mondo, ed è la più grande popolazione cittadina di randaggi indigeni. Di recente si sono tuttavia sparse alcune voci su certi strani visitatori dopo il tramonto, cioè gli animali fantasmi. E poi Cavalier Cove, noto per i sentieri di montagna e per le proprietà costiere dell'estensione irregolare, Cavalier Cove è il posto ideale per andare a esplorare o per inseguire i gabbiani con un cucciolo avventuroso. Perfetto, allora io volevo andare con il cane qui al parco, magari anche alla clinica, alla piazza dello Zibellino. Ma visto che non possiamo fare niente in realtà qui, Piazza dello Zibellino, perché al parco volevo vedere delle cose per i cani. Infatti è un parco per cani alla fine, per i gatti non ha molto senso. Possiamo andare al pontile dell'uomo baffuto e passiamo una serata a uno dei due locali del pontile qui. Poi comunque abbiamo le tre famiglie dello scenario, che sono la famiglia Lynx. Non sono molte famiglie, però sono tre. Lynx, poi abbiamo la famiglia Delgato e la famiglia Hacking, che si è vista anche nel trailer. E con questa famiglia sta giocando anche Turtle Turtle Alpha Omega, una youtuber che fa The Sims 4, e quindi la saluto. Ok, con Brent e Brant. Hanno un animale? Sì, hanno un tipo un carlino, sì. Ok, dai. Allora, Saloon Zampe Salate o al Club Calico? Allora, io sinceramente non li ho mai visti, quindi potremmo vederli tutti e due. Magari andiamo al lounge bar, visto che comunque con gli strumenti più adatto per una serata. Ed eccoci qui al Club Calico. Allora, eccoci qui al Pontile dell'Uomo Baffuto. Sì, questo è il suo nome, già me l'avevo dimenticato in pratica. Wow, guardate che bella fontana. In realtà non l'ho mai visto questo posto, quindi è del tutto nuovo. Sto scoprendo insieme a voi. Wow, che bello. Ma qui si possono sposare le persone.
Ah, che bello. Al momento sei troppo a disagio per farlo, per fantasticare sulle nozze. Vabbè, poi dovremmo fare anche le nozze fra Lisa ed Emanuele, sempre che decidano di sposarsi, un pochettino. Comunque, qui c'è il porto, guardate com'è fatto bene, ci sono tutte le barche, le case sulle coste frastagliate. Poi qui abbiamo il pontiere dell'uomo baffuto, questo bar, che è molto a tema marinaresco. In realtà sarebbe adatto per un ristorante a questo punto così. Vedo tutti questi tavoli, ma non è un ristorante. Quindi, secondo me, è stato pensato come ristorante, ma non l'hanno fatto perché ovviamente è di un'espansione a parte. Poi qua abbiamo degli stand. Cosa vendono qui? Abbiamo cibo per animali, forniture per animali. Vediamo un poco. Compra cibo. Abbiamo quelli lì gourmet, insomma. Compra forniture, dovrebbero essere, vabbè, giochini eccetera, per ora non lo guardiamo. Esploriamo in giro. Poi qui abbiamo quest'altra parte di porto, insomma. Anche se non si può cliccare sulle casette. Qui c'è un'altra casa in cui si può viaggiare. E dovrebbe essere la famiglia Lynx. Qui abbiamo il bagno e abbiamo questo quanto, insomma, questo è. Va bene, dai, vediamo un pochettino questo lounge bar come è fatto. Lui si sta un po' bruciacchiando, ma alla fine sono le 7, quindi si sta bruciacchiando non più di tanto. Ecco qui, infatti già sicuramente non si starà più bruciacchiando. Sono le 8. Sì, non dovrebbe più bruciacchiarsi. E infatti, ok, perfetto. Allora, eccoci qui al lounge. Allora, ci sono dei divani con un pianoforte. In realtà è più un luogo di ritrovo snob, secondo me. Cioè, non mi sembra ci sia molta roba. Qui c'è un bar molto carino, ma diciamo che comunque è un luogo per ritrovarsi con le varie persone. Vediamo un pochettino. Con macchia, che possiamo fare? Possiamo fare qualcosa di speciale. Parla con spazzola. Magari possiamo chiamarlo da noi. Facciamo un'altra foto con l'abbraccio. Secondo me è molto carino, dai. Perfetto, lo chiamiamo. E poi lo abbracciamo di nuovo, forza. Lui mi sa che è anche malato, purtroppo. Dai, abbraccialo. Ok, dai, facciamo una bella foto. Mettiamo tutto così, perfetto. E va bene, quindi abbiamo fatto anche quest'altro abbraccio. Vorrei vedere un pochettino in giro. Qui stanno arrivando nel frattempo i Sim. Lisa è al lavoro. Facciamo anche una foto a lei, visto che ancora non l'abbiamo fatta. Facciamola adesso, così iscriviamo anche a lei su Instagram. No, è un lui, perché dico sempre lei? È un lui. Gli va a fare la foto in mezzo alle gambe. Che cosa? Va bene. Non è una foto chissà che, in realtà, Però va bene, dai, ci accontentiamo. Non è una posa chissà che. Vediamo un pochettino il suo debutto su Instagram. Ok, anche lui ha acquisito abilità di fotografia, ha guadagnato 13 follower, perfetto. Possiamo magari entrare a vedere di comprare qualche bevanda? Qui c'è anche un, wow, guardate che bello. Ah, ma qui è un altro posto. No, è sempre lo stesso, mi sa. È sempre lo stesso posto per sposarsi. Perché sembra uno scemo. Va bene, dai, magari possiamo ordinare qualcosa qui. C'è qualcosa di nuovo, tipo cibo, qualcosa di nuovo? Forse c'è qualcosa di nuovo come bevanda, visto che ho lo staff pack festa di lusso. Vediamo un po'. Me lo dovrebbe segnare se c'è qualcosa di nuovo. Mare di fuoco e calda e fumante. No, forse già c'erano però. Possiamo nuotare giocosamente e chiamare il gattino dentro la piscina? Anche se non penso, perché i gattini non amano molto la piscina, però magari. Magari arriva lo stesso. No. Mi sa che quando esce poi chiama il gattino. Va bene, lezione sul gatto volubile. Quindi è un gatto volubile, ha paura. Di che cosa ha paura? No, mi sa che ha paura dell'acqua. Sì, mi sa proprio che ha paura dell'acqua. Incoraggio ad accoppiarsi con. Ah, ma ci sono dei gattini. Ah, ecco come si fa. Quindi, ok, l'ho scoperto da solo come si fa. Incoraggio ad accoppiarsi. E chi c'è in giro? Vediamo se ci sono dei gattini. Dovrebbe essere un ritrovo per gatti, ma io vorrei vederli questi gatti. Non è che li voglio vedere solo nell'iconcina. Qui nel frattempo ci sono vari Sim. Lei è Win. Lui è Winnie. Vediamo un pochettino se ci stanno altri gattini.
Incoraggia ad accoppiarsi. Mica si accoppiano se io faccio questo. Spero di no. Possiamo provare, eh? Proviamo. Io vorrei vedere un po' con gli altri gattini, non altro. Ah, poi ovviamente lui è istintivo, quindi non è che lo possiamo controllare. È lui che va. Sta scattando. Gatto scattante sta andando dove? Sta andando da tempesta, da questo gattino? Dove sta andando? No, dimmi che sta andando dal gatto e sta facendo quello che ti ha detto il tuo padrone. Dove sta andando? Where is the cat? Where is the cat? The cat is on the table. Where is... Dov'è il gatto? È qui. Oh, guardalo. No, non dirmi che poi adesso si accoppiano. No, ti prego. Ti prego no. Ti prego no. Eh no, infatti. Non ti sono piaciuti. Però abbiamo trovato un nuovo gattino. Magari vieni a salutare, dai. Ciao. Ciao. Anche se puzzi, però ciao. Accarezza. Io non penso che nel gioco poi ci siano tipo pulci o queste cose del genere. Penso, penso. Poi non lo so. No, lui già ha preso la malattia, però non è per colpa del gatto. Possiamo offrire ancora amicizia? Nel frattempo qui si arrotolano in mezzo al fieno. No, mi sa che non gli è piaciuta questa offerta di amicizia. Possiamo ancora accarezzare, eccetera. Ok, Emanuele è diventato amico di Tempesta. Perfetto. Direi di... No, non tocca... Non tornare a casa, non toccare a... No, è tornato a casa? No, infatti, non è tornato a casa. Ce l'abbiamo fatta a non farlo tornare a casa. Nel frattempo è super stordito. E in realtà magari direi di fare un bel raduno dei modelli. Visto che ormai lui si era fissato con questa cosa del... Non so, con sta cosa di diventare muscoloso, eccetera. Adesso facciamo un bel raduno, visto che ormai si è diventato all'altezza del club. Quindi direi di fare un piccolo raduno. Magari ci mettiamo tutti qui. Voilà qui. Ah, forse c'era che si doveva decidere il colore del vestito da scegliere. Perché si è messo un costume rosa? Cioè, il costume rosa no. Cioè... Forza, mettiti i tuoi abiti quotidiani. E lei quando torna da lavoro? Non torna più? Attorno all'una. Dove sta andando? Ok, lui si è messo questa roba. Direi magari di fare un po' di amicizia con Sergio. Che gli devi avere di valore? Chiediamo un po' queste cose. Ma questo è il suo abito quotidiano adesso? Per il club? Ah, si è fatto anche la stretta di mano. Nel frattempo Lisa è stata promossa a capo lavapiatti. Quindi era uno in più all'ora. Wow. Proprio wow, va bene. Nel frattempo possiamo fare un po' di amicizia con Sergio. Magari facciamo venire anche qui Lisa. Porta qui Lisa. Facciamo conoscere anche a lei Sergio Romeo. Sì, dai. Facciamoglielo conoscere, visto che fa parte del club di suo marito. Direi che possiamo farglielo conoscere. Presentazione amichevole. Nel frattempo Winnie che sta facendo? Sta ancora con il gatto? Sta ancora lì? No, mi sa che sta in mezzo alle scatole. Ah no, è salito. Però puzza. Poverino, sta puzzando tutto. Va bene, dai. Ah, quindi sono tutti e tre qui, come vedete, nella piscina a chiacchierare. Va bene, dai, va benissimo. Discutere le tecniche di fitness. Sì, le tecniche di fitness di suo marito, direi. Che della carriera. Facciamo anche un complimento. Non lo so. Nel frattempo anche tu con lui sei un grande amico. Anche, anzi, forse siete grandi amici. No, amici solamente. Discuti di alta cucina. Ok. Ok, possiamo anche empatizzare. Sì, visto che lui è concentrato. Possiamo chiedere della sua giornata. Comunque, secondo me, Emanuele adesso è il più figo del club. Sergio ha scoperto che Lisa è un'aliena. Wow, che cosa scandalosa. No, lei sta andando a casa. Perfetto. Lui nel frattempo che si gode qui tutto quanto. Va bene, direi di venire tutti qui, i modelli. Adesso si è messo la giacca rosa, cioè si sta mettendo qualunque cosa. Ok,
Non è andata più a casa? Confessa la paura dei vampiri. Ma tuo marito è un vampiro? No, gli ha confessato la paura dei vampiri e tuo marito è un vampiro. Non mi sa proprio di buona cosa. No, chiedi di ammirare le stelle, no, perché sennò poi si ingelosisce il marito. Cioè, non è che dobbiamo fare niente di che. Nel frattempo, tu stai chiacchierando con Sioban. In realtà lui dovrebbe conoscere più o meno tutti. Sì, infatti, conosce tutti ed è amico con tutti. Adesso che poi lui in questa maniera è così, quindi direi che è perfetto. Anche se lui ha questo abito rosa e lo slip rosa, cioè, non è che è proprio un granché, però va bene. Discutete i metodi di cognizione cognitiva. Oh, sono diventati amici. Ok, perfetto, dai. Direi che possiamo tornare a casa che sono le 4. Quindi sicuramente è tutto sporco, schifoso. Direi che possiamo tornare a casa, forza. Francesca è stata mandata all'asilo. No, è tornata all'asilo. No, non cominciare il creme della crema perché sono troppo antipatici. Poi mi avete detto di comprare il tratto benvenuto perenne. Ma secondo me sono antipatici e basta. Cioè, nel senso, sono l'antipaticità in persona. E il gattino te lo porti? Sì, il gattino viene da solo. Tanto la trova la strada. Dai, andiamo a casa. Ed eccoci qui a casa. Nel frattempo Winnie ha ritrovato la strada di casa da solo. Direi che tu puoi andare tranquillamente a dormire, perché sei sfinita. Tu ti puoi togliere magari questo zip e questa camicia, che non lo so cosa sembra. Mica mi ha tolto gli abiti quotidiani normali, aspetta. Ah, ecco, infatti, si era un attimo buggato. Ok, perfetto. Direi che magari possiamo fare un bagnetto. Era lei che puzza. È lei, dico sempre lei. È lui. Prendi in braccio. Posso fare qualcosa? Fa una ramanzina sul fare i suoi bisogni dentro. Sì, non li deve fare dentro. Ha fatto i bisogni? Sì, mi sa che ha fatto la pipì. Non li deve fare dentro. Winnie ha imparato a fare la pipì all'aperto. Perfetto. Perfetto. La lettiera può anche utilizzarla se vuole. Dov'è Winnie? Ogni volta me lo perdo. Dove sta andando? Stanno in un luogo dove fare pipì ai fuori? No, se n'è scappato. Che sta facendo? Prendi in braccio, cambia abito, nutri. Anzi, facciamo una cosa che ancora non ho fatto, prima che mi muore di fame. Riempiamo la ciotola. Riempi la ciotola. Perfetto, quindi è stato appestato. No, che. Quindi è stato appestato da una puzzola. Cosa? Che cosa? No, aspetta. Puzzola? C'è una puzzola? Ci sono le puzzole? Quindi sto appestato da una puzzola. Che schifo. Alla fine quel tanfo persistente dovrebbe svanire. No, è stata. Adesso è tutta schifosa. Calma, Winnie. Che problema c'è? Puzzo. Va bene, dai, fallo tornare a casa. Che sicuramente sta tornando a casa. Adesso ci appesta tutta la casa. Posso fare per caso il bagnetto nella doccia? Secondo me si potrebbe fare perché comunque è piccolo. Però non si può fare, ovviamente. Va bene, quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Allora, in questo episodio abbiamo conosciuto Winnie, il nuovo gattino della famiglia. Inoltre siamo andati a. Abbiamo visto Brindleton Bay, tutti i quartieri, abbiamo visto i loro nomi, le loro descrizioni. E siamo andati al pontile dell'uomo baffuto, al lounge bar, per fare un raduno in cui Winnie ha cercato di accoppiarsi, anche se io non volevo farlo accoppiare, quindi è stato meglio. E poi abbiamo visto che ci sono i gatti randagi, comunque che ancora non li avevo visti. E abbiamo fatto un piccolo raduno dei modelli, visto che ormai lui era fissato di fare questo raduno dei modelli e doveva diventare muscoloso. Abbiamo fatto, così l'abbiamo accontentato. Va bene, quindi nel prossimo episodio sicuramente poi Francesca diventerà una bebè, sicuramente, perché manca poco al suo compleanno. Va bene, quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Vi invito ad iscrivervi, lasciare tanti commentini con i vostri pareri, lasciare like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito ad iscrivervi ai miei social, che sono Facebook ed Instagram. Ok, quindi ci vediamo al prossimo video e buon Sims a tutti!